Quando una comunità si prende cura delle proprie risorse che necessitano di un adeguamento o di una sistemazione o tramandano ai giovani le tradizioni, cosa che hanno fatto ad Acquafredda di Maratea, allora siamo sicuri che quella comunità vive. L'associazione Scuola e Vita organizza da anni queste manifestazioni. Ne sappiamo di più dal presidente Nadia Oliva. Bene, noi come ogni anno dedichiamo un'intera giornata alla manutenzione della scuola dove abbiamo la sede e ci dedichiamo a tutti i lavoretti che ci sono da fare, insomma riverniciamo le ringhiere all'esterno, sistemiamo qualcosa che magari non funziona bene. È un'occasione sia per mantenere sempre in ottime condizioni la struttura ma anche per stare un pochino tutti insieme. Infatti le signore di una certa età che magari non possono troppo impegnarsi con lavori un pochino troppo pesanti si dedicano alla realizzazione della pasta fatta in casa. Oggi quest'anno abbiamo scelto i ravioli che poi consumeremo tutti insieme. Una volta finita di fare tutti i lavori, puliamo tutto, sistemiamo tutto, apparecchiamo i tavoli e poi concludiamo mangiando tutti insieme. Sì, io adesso li andrò a conoscere, a intervistare anche per conoscere e sapere come si fa la pasta di casa che magari tanti ragazzi, tante ragazze, ancora meglio giovani non sapranno fare. Ma parliamo anche un attimino insomma dell'associazione Scuola e Vita, quanti anni ha e cosa fate durante l'anno? Noi facciamo diverse iniziative, siamo attivi sul territorio da tantissimi anni e facciamo diverse iniziative di diversa natura, diciamo, dalle giornate ecologiche in cui ci dedichiamo come volontari a pulire un pochino le spiagge o le strade, giornate un pochino più impegnative, dedicate magari alla giornata internazionale della donna in cui approfondiamo temi un po' più seri, ma anche abbiamo partecipato diversi anni al carnevale, abbiamo creato un piccolo laboratorio qui all'interno della scuola. Abbiamo realizzato interamente tutti i nostri costumi partendo proprio da zero, abbiamo acquistato solo il materiale base o riciclando dei materiali e poi li abbiamo fatti completamente. Sono sempre occasioni comunque per stare insieme, alla base c'è sempre quello, stare insieme, essere comunità. Abbiamo fatto altre iniziative, abbiamo pulito e sistemato la Madonnina su nella pineta di Acquafredda che era tutta rovinata, abbiamo fatto una giornata sistemando i lavatoi, i vecchi lavatoi, uno che nelle varie stradine qui d'Acquafredda, insomma ci dedichiamo a varie, nel nostro piccolo cerchiamo di fare un po' di tutto, insomma appunto nell'interesse poi di tutti quanti, perché viviamo tutti qui ed è giusto prenderci cura anche del territorio. Sempre, ripeto, lo scopo è sempre quello, stare insieme e fare insieme le cose. E siamo nell'altra sala dove queste signore stanno facendo con le proprie mani la pasta di casa. E allora sono con la signora Giuseppina, giovanissima tra l'altro, ci spiega un pochettino, ecco, come si fa la pasta di casa. Si imbasta, si prende la farina, si imbasta, si mette le uova, secondo che pasta di casa si deve fare. Stiamo facendo i ravioli, ecco, diciamo l'impasto come si fa? Prezzemolo, farina, ricotta, farina, ricotta e uova. Da quanti anni stai facendo la pasta di casa qui ad Acquafredda? Da che sono nata, da che avevo 10-15 anni. La pasta di casa è anche, un momento per stare insieme, in famiglia soprattutto. La famiglia, noi le facciamo spesso con mio marito, che mio marito era cuoco, le facevamo sempre a casa. E adesso con noi c'è la signora Fiorenzano Lidia, ecco un'altra signora giovanissima, quanti anni ha, lo possiamo dire? 81. 81 anni. Qual è, diciamo, il piatto più bello che magari nella sua vita ha realizzato oltre alla pasta di casa? Preferiscono gli gnocchi a casa mia, gli gnocchi e i ravioli, la pasta preferita, pasta di casa. Gli gnocchi fatti con le patate, classiche con le patate, fatte poi condita bene con un bel ragù oppure al basilico, dipende come. E poi i ravioli. Signora, siccome stiamo facendo anche un po' di ricordo, no? Ecco, gli gnocchi in dialetto marateoto come si chiamano? Strangula preut. È la tradizione che continua dopo aver ascoltato le persone anziane. Adesso un ragazzo giovanissimo, Ottavio, quanti anni hai?
21 effettivamente, che non è che sono proprio, però voglio dire, questa esperienza mi sta, sto imparando effettivamente come, cosa vuol dire continuare le vecchie tradizioni e in particolare come si usava appunto creare vari tipi di cibo che possiamo dire ancora oggigiorno rappresentano un obbligo per la cucina italiana, ecco. E io penso che adesso i tuoi genitori saranno contenti perché da oggi, ecco, sarai tu a cucinare a casa Limongi, vero? Mi senti proprio di sì. Speriamo, vediamo.